Mi sembra che oggi parliamo di una delle funzioni principali di un sistema di agenzie per l'ambiente e delle più rilevanti, cioè senza raccolta dei dati, senza l'evidenza dei dati non si può governare la salvaguardia dell'ambiente di un paese, perché si procederebbe a occhio o sulla base delle mode e non sulla base della realtà. Dunque la funzione principale, una delle funzioni principali è certamente questa. E diceva il direttore dell'Agenzia della Toscana che i dati devono anche essere comprensibili, su questo non c'è alcun dubbio, e dobbiamo anche uscire un po' dall'idea che i dati siano una cosa asettica. Non lo sono, ovviamente. Attraverso la raccolta dei dati ci sono molte scelte che l'operatore è chiamato a fare. Raccoglierne alcuni e non altri significa mettere in rilievo alcuni problemi rispetto ad altri, capire quali sono in partenza i più rilevanti e dare delle risposte, sconfiggere dei luoghi comuni. Ma soprattutto, se fosse così facile, si potrebbe incaricare una qualsiasi società di ricerca dati, magari sotto la supervisione dell'Istat, e saremmo a posto. Serve invece che qualcuno sia in grado di giudicare, di comprendere, qualche volta attraverso delle scelte dettate dalla conoscenza dei fenomeni, impostare un lavoro che diversamente non ci sarebbe. Dunque, la responsabilità di mettere in rilievo. Vediamo, per esempio, adesso faccio riferimento che è stato più semplice anche perché l'altro è in chiavetta, quindi non l'ho potuto nemmeno scorrere, ma il rapporto sui rifiuti mette giustamente in rilievo alcune cose che negli anni scorsi erano girano ancora oggi come delle verità assolute, e che invece si dimostrano alla luce dei dati di anno in anno delle leggende metropolitane, del tipo il recupero di energia scoraggia la raccolta differenziata. Cioè, secondo me era già visibile 20 anni fa attraverso i dati europei, ma certamente oggi è chiarissimo. Abbiamo metà del paese che è quella che ha investito e si è dotata di impianti che oggi ha le maggiori percentuali di raccolta differenziata, e poi abbiamo l'altra metà che si è data come alibi il fatto che i rifiuti loro non li volevano nemmeno vedere, e infatti li esporta tutti. E, insomma, diciamo, ecco, i dati raccontano molte cose di questo tipo che sono molto importanti, ma insomma, alla luce del dibattito di oggi, a me è stato molto utile ascoltare, per esempio, il direttore dell'ARPA Veneto, che dice: attenzione, noi fra discariche, impianti, compostaggi, recupero energetico, impianti di selezione, cioè abbiamo 1500 impianti. 1500 impianti nella sola regione Veneto, che è quella che sembra gestire nel modo migliore la problematica dei rifiuti, significa che c'è una dimensione industriale della gestione di questo problema. Non, per carità, niente di stravolgente, in fin dei conti è la base minima del rapporto, cioè della convivenza sociale, avere a disposizione una buona gestione dei rifiuti, non dobbiamo ingigantire il problema, però c'è bisogno di una gestione industriale. Questo dovrebbe raccontarci bene rispetto a tutti coloro che agitano la formula rifiuti zero, come se potesse significare che rifiuti zero, basta differenziarli e poi siamo a posto, non ce n'è più, non ci dobbiamo più preoccupare, non c'è più problema. Ecco, non è così. In un paese avanzato, se non c'è una gestione industriale molto precisa, molto approfondita, molto attenta, molto efficiente, si finisce nell'emergenza, oppure si finisce nel far finta di niente e nell'esportare all'estero. Ecco, se mi posso permettere, da grande stimatrice delle strutture dell'ISPRA che hanno, vedo Rosanna Laraia, la ringrazio direttamente, se mi posso permettere un suggerimento, proprio nell'evidenziare nelle prossime edizioni i problemi più importanti, c'è
io non riesco a ricavare così dai dati che vengono finora esposti una dimensione esatta del fenomeno esportazione dei rifiuti da regione a regione e da regioni italiane all'estero. Perché? Perché cioè, so già qual è la risposta, dovendo prendere i dati ufficiali dai MUD, è evidente che se uno classifica 19 o 20, io non me ne intendo perché capisco che è un linguaggio burocratico, ma insomma, se qualcuno gli ha dato una frullata ai suoi rifiuti urbani e l'ha classificati speciali e poi li esporta come speciali, non ricascano più nelle statistiche degli urbani. Però molto probabilmente, secondo me, il sistema delle agenzie dell'ambiente si può permettere di dire questi sono i dati ufficiali e noi li abbiamo approfonditi per capire che cosa succede veramente, e questo sarebbe molto utile a tutta la classe politica, a quella che non ha i prosciutti sugli occhi e vuole capire l'effettiva dimensione dei fenomeni e dargli una risposta. Quindi mi piacerebbe tutto questo, mi piacerebbe. Noi come Amici della Terra abbiamo deciso quest'anno di dare una particolare attenzione a questo fenomeno dell'export, perché vedo che alcune amministrazioni, in modo particolare ovviamente nel sud del paese, danno ormai per scontato che si fanno gli appalti per esportarli i rifiuti. Nessuno si pone più nemmeno il problema, in alcune città non si pongono nemmeno lontanamente il problema di dargli una risposta e di gestirli. E si verifica anche un altro paradosso, che diventi più facile esportarli all'estero che non in altre regioni italiane, dove magari si può creare un bilanciamento e potrebbero, non dico rispondere in toto, ma quantomeno rispondere ad alcune delle emergenze più clamorose. Ecco, andare a fondo di questo, noi ne abbiamo bisogno. Come Amici della Terra abbiamo una prossima occasione a cui siete tutti invitati, se non riusciremo a raggiungervi attraverso i nostri sistemi abituali di convocazione, che, come il nostro giornale L'Astrolabio, che è il 6 ottobre a Milano, una conferenza sui rifiuti, non per fare l'ennesima conferenza sui rifiuti, perché ce n'è tante, si fa fatica ad assistere a tutte le conferenze, ma per dire attenzione, quanti rifiuti esportiamo, quanti soldi buttiamo per esportarli? È una carta, un biglietto da visita buono per il paese? No, non lo è, questo in partenza lo diciamo, e quindi come si dovrebbe fare o come si potrebbe fare per ovviare a queste cose? Ripeto, 6 ottobre a Milano, si chiamerà chiudere il cerchio, perché anche la gestione dei rifiuti ha necessità di chiudere il proprio cerchio, che non può rimanere aperto con quantitativi non precisati di rifiuti che se ne vanno in giro per il mondo. Grazie Rosa Filippini.